penso che era doveroso iniziare da Guarrato, è la mia città, è l'inizio della mia vita, e quindi da qui ho iniziato a iniziare, diciamo, un percorso anche politico attraverso la gente, la mia gente, la comunità che mi circonda. Quindi penso che non è la grande città che serve, ma servono proprio le frazioni, serve proprio in questo contesto stare accanto alla gente che ha più bisogno rispetto a ciò che esiste nella città, nei servizi e quant'altro. Cosa dire oggi in questa competizione elettorale? È una competizione elettorale per me abbastanza difficile all'interno di un partito dove, dopo tre legislature, penso che ci sia anche bisogno di misurarsi e confrontarsi con la gente, misurarsi nel quello che si è fatto in questi 10 anni di attività parlamentare. E penso che oggi, bene o male, la mia città, il mio paese, la mia contrada stia rispondendo anche a sostegno di quello che è questa difficile competizione elettorale. In più vorrei dire che questa elezione sarà un'elezione che porterà sicuramente alla vittoria questo presidente, un presidente diverso rispetto a quello che è stato nel passato, calato dai partiti. Oggi è un presidente della società civile, un rettore universitario che col mondo dei giovani, con l'università e con la ricerca sicuramente può fare tanto e può essere quella valvola di sfogo in più per quello che oggi ci manca, l'occupazione, e evitare ancora una volta, non per frasi fatte, ma il viaggio della disperazione, non più a livello, diciamo così, della sanità, e magari non più a livello di poter mandare i nostri figli a lavorare fuori. Quindi il mio impegno è sempre quello costante che abbiamo fino adesso lavorato per il fabbisogno, per la salvaguardia delle strutture, per gli edifici scolastici, per le scuole, per tutto ciò che è il rischio idrogeologico. Oggi dobbiamo lavorare per quello che è la società, per quello che è l'occupazione, per quello che è un investimento che in questa città, in questo territorio, altre forme, diciamo così, di interessi multinazionali devono investire. La preoccupazione ancora una volta di Airgest non esiste, non esiste che vada via un aeroporto o una società, esiste che può andare via Ryanair, ma ci sono tanti altri vettori pronti a venire a investire su questa bellissima provincia e su questo pezzo di regione Sicilia.